Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Come sapete, soprattutto se mi seguite su Instagram, perché vi ho pubblicato qualche foto, il 22 aprile è stato il mio compleanno, ho fatto 20 anni, visto che praticamente l'80% delle volte nei commenti c'è scritto ma quanti anni hai? Quindi svelato l'arcano. Oggi è 1 maggio e mi accingo finalmente a registrare il video dei regali. Non ho ricevuto tantissimi regali perché vabbè, si sa, insomma, quando uno ha 20 anni cosa ti fanno? Il money, qualche pensierino, le amiche, qualcosa di qua, qualcosa di là. Però ho racimolato, insomma, dei prodottini interessanti da farvi vedere. In più, visto che sapete io sono un po' strana, due dei regali sono on my body. Uno l'andrò a fare domani, cioè andrò a fare quella cosa misteriosa ai capelli che poi appunto vloggerò e vedrete. Il secondo invece ce l'ho già sul mio corpo perché è un tatuaggio che ho fatto con una parte dei soldi, logicamente, con una parte il tatuaggio, con un'altra parte i capelli. Quindi insomma, queste due cose, il tatuaggio l'avrete già visto nel vlog, quindi ve lo lascio nella scheda info se non l'avete ancora visto, molto male, perché vuol dire che non avete attivato le notifiche e quindi fatelo ora. Qui sotto, vicino al mio nickname, ci dovrebbe essere la campanellina, dovete attivarla. Detto questo, vi faccio vedere i pensierini fisici che ho. Parto subito con un'azienda che mi ha fatto questo bellissimo regalo. Sapete che io sono fissata con le cover e quindi questa azienda, My Case, me ne ha mandate addirittura 3. Ma la cosa bellissima di questa azienda, oltre al fatto che i materiali, le stampe sono fatte da Dio, è il fatto che voi potete personalizzarle con qualsiasi foto prendete da internet, con le vostre foto, insomma è bellissimo. Quindi adesso vi lascio una mini clip che ho registrato prima per farvi vedere bene al computer come poter fare una cover personalizzata. Eccola qua. Allora, siamo sul sito di My Case e vi faccio vedere come poterle personalizzare, come ho fatto io. Una volta aver cliccato su crea la cover, andiamo a scegliere logicamente il modello di telefono. Ce ne sono davvero tantissimi, guardate. Scelgo il mio, iPhone 7 Plus. Poi vi si apre questa sezione cover, potete scegliere tra queste due. Il prezzo è lo stesso, cambia appunto la struttura. E poi ci spostiamo per creare la cover. Qui di lato ci darà delle immagini già preimpostate che voi potete scegliere. Basta selezionarne una e cliccare qui, vedete? Poi potete andarvela a modificare come più vi piace con questa freccettina, oppure come ho fatto io andate qua sopra su aggiungi foto e caricate la vostra. In questo caso io ho scelto questa che ho scaricato da internet e ve la andate a modificare. Quindi come avete visto è facilissimo, vi basterà aggiungerla al carrello. Quindi come avete visto è semplicissimo farla e vengono divinamente. Adesso vi mostro le tre che ho io. Due le ho personalizzate con due stampe che ho preso su un sito internet, mentre una l'ho presa tra quelle che hanno loro nel sito. Questa è la scatola in cui si presentano, ve la vado ad aprire. Appunto questa è la prima con la stampa di Piton. L'altra cover che ho sempre fatto io, cioè guardate se non è troppo me questa cover, cioè i suoi pensieri sono i miei, che anche questa, vabbè raga, tutto un dire. Fries before guys. E direi che possiamo fermarci qua, quindi grazie 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 ancora My Case, davvero splendide. Poi passiamo ai regalini per quanto riguarda appunto il make up. Le mie amiche mi conoscono molto bene, alcune mi hanno fatto un buono da Sephora, la carta quella spendibile che si presenta in questo modo. Vedete, all'interno c'è la carta e dietro vabbè c'è scritto insomma tutti i dati, quanto è il costo, quanto è valida. Dovrebbe essere valida un anno ma io l'ho spesa il giorno dopo. E vi faccio vedere cosa ho preso con questo buono. Eccoci qua, ho fatto un ordine online. Prima di tutto ho preso questo che è un prodottino che ho oggi anche su sulle labbra, che volevo provare ma in negozio non riuscivo a trovarlo, ed è il gloss di Fenty Beauty. Questo è il pack e si chiama Gloss Bomb, il colore è Fenty Glow e questo è come si presenta e il colore, che in realtà applicato come vedete sulle labbra prende abbastanza le sembianze del vostro colore. Ha un sacco di micro perlescenze. La cosa bellissima di questo gloss è che non appiccica, cioè anche adesso che io parlo voi non vedete i classici filamenti bruttissimi dei gloss. Lo volevo troppo provare perché ne avevo sentito parlare bene e lo sto provando da 3-4 giorni e devo dire che mi trovo molto molto bene. In più, raga, sa troppo di anguria. Poi ho preso questo perché mi serviva per l'accademia, volevo provarlo, che è un rimuovi polvere dai pennelli, questo prodottino
qua ha tipo questa griglia, questa spugnetta. Voi ci andate a passare il pennello con le polveri, logicamente non ci andate con i pennelli sporchi di crema perché ve lo impatacate tutto, e ve li pulisce se magari volete usare poi il pennello per un altro colore, però vanno sempre lavati, mi raccomando. Poi ho preso anche questo per l'accademia, due di questi puff che sono fatti in questo modo. Uno l'ho già usato, lo uso appunto per fissare la base, mi ci trovo da dio, e questo qua pulito lo userò poi in accademia. Poi ho preso tre pennelli, non ho mai provato i pennelli di Zoeva, cioè strano ma vero, perché insomma alla fine è un marchio abbastanza low cost, e appunto su Sephora ce ne sono diversi di pennelli. Io ne ho voluti provare tre che mi interessavano, che avevano delle forme che io non avevo. Poi sappiamo che i pennelli, vabbè, qui c'è scritto, no, per cosa servono, però alla fine possiamo utilizzarli un po' per quello che ci pare. Se non mi sbaglio, ognuno di questi pennelli veniva intorno ai 10, massimo 12-13 euro, quindi devo dire che li ho toccati, non li ho ancora provati, però sono molto morbidi, e quindi io direi che come prezzi ci siamo. Allora, ho preso il 230, che è quello a penna, fatto in questo modo. Poi abbiamo il 142, che invece è da correttore, dovrebbe essere, e poi questo che era quello che mi interessava di più di tutte in realtà, che sono andata proprio mirata, il 110. Qui c'è scritto blush and contour brush, quindi dovrebbe essere per sfumare il contouring prodotti in crema. Io almeno vorrei utilizzarlo così, li proverò e vi farò sapere, perché sarebbe una super scoperta. Poi, sempre con il buono, ho preso anche questo correttore della linea di Sephora. Ne ho sentito parlare anche di questo bene, quindi ero super super entusiasta di provarlo. Ancora non l'ho provato, come potete notare, ancora tutto incartato. Io ho preso il colore 06 light beige, che secondo me per fare i punti luce dovrebbe andare bene. Sono molto curiosa di vedere se è pigmentato, se è coprente. Anche di questo poi proveremo. E poi, come potevo non fare rifornimento di maschere, come vi sto dicendo, ultimamente c'ho una pelle schifosissima, cioè raga, ho tutte bollicine sotto pelle, non capisco, e anzi mi viene un nervoso solo a pensarci, quindi ho detto perché non fare un po' appunto di rifornimento di queste maschere che io adoro di Sephora, che sono quelle in tessuto. E quindi ho preso questa che non avevo mai provato, che è antifatica e energizzante, questa al melograno, e poi ne ho presa una per le labbra che invece è protettiva e riparatrice, fatta in questo modo. In realtà di solito per le labbra prendo sempre quella idratante, perché le mie labbra sono secche di natura, però chi lo sa, magari va meglio. Poi altra amica invece a parte mi ha comprato un'altra cosa di Fenty Beauty che volevo, io non trovavo, non si sa perché ci vado io, niente, ci hanno loro tutto, però forse da una parte è meglio così, e mi ha comprato il match stick, eccolo qua. Questo qui è l'illuminante e è nel colore Star Trek, cioè raga, è troppo figo, e il colore è questo qua. La cosa meravigliosa è che è molto sfumabile, ma all'interno ha tipo delle pagliuzze che quando le andate a sfumare si sentono proprio, guardate che bello. E poi mi ha regalato questo profumo, raga, non sono una particolarmente fissata con i profumi, perché il mio tipo di pelle, ve l'ho già spiegato qualche volta, assorbe tantissimo, e quindi il profumo, anche quello che costa sopra i 100 euro, fa molta fatica a durarmi. L'unico, uno dei pochi che adoro e che mi dura, è Hypnotic Poison di Dior, solo che non l'aveva trovato e quindi alla fine mi ha comprato questo, che in realtà solo per la boccetta meriterebbe un applauso mega galattico. Ed è un profumo di Jean Paul Gaultier, ma guardate di che linea è, cioè non è il classico, quello con la boccetta a forma di fisico, che tra l'altro adesso Kim Kardashian ha copiato, no, no, non si fa, ma è ispirato a Wonder Woman. E io quando l'ho visto ho fatto no, ti prego, cioè guardate che meraviglia. In più anche il profumo non è malissimo, perché ha comunque una nota dolce, a me piacciono i profumi così, e quindi questo è tutto da Sephora. Poi passiamo a Benefit. Anche qui mi hanno regalato un prodottino nuovo che è uscito riformulato e si chiama Gimme Brow Plus, e l'ho usato anche oggi in realtà per fissare le sopracciglia. Io utilizzo il colore 3, ho già la versione più vecchia, questa appunto è riformulata, ha un nuovo scolino, nuova formulazione. Questo è il prodottino, lo trovate sempre da Sephora in realtà, eccolo qua, ed è troppo troppo carino. Questo anche da solo, cioè quando non volete truccarvi o magari avete già un sopracciglio bello folto di ostro, state a posto, beate voi. E ultimo prodotto, mi è stato regalato questo struccante di MAC, dovrebbe essere uno struccante nuovo. Io come sapete a volte mi strucco con l'olio di cocco, che comunque appunto è un olio, e quindi ho detto perché non provare questo qui di MAC, che è il Clean Soft Oil, eccolo qua. Questo è il prodotto, a parte che ne serve davvero poco, ma strucco
zucca, che è una bellezza. C'è scritto qua dietro proprio che è dissolvente per il make-up, ed è la realtà. Anche quando mettete tanto mascara, tanto eyeliner, tanto prodotto in giro, questo ve lo toglie. Cioè proprio lo applicate, lo massaggiate e si vede proprio che si scioglie il trucco. Quindi detto ciò, io non dovrei essermi scordata nulla. Come vi dicevo prima, altri regali verranno più avanti, poi magari ve li aggiungerò, ve li farò vedere. Però io sono molto 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 fiera e molto contenta di tutto quello che ho qui sul mio banchetto. Ringrazio ancora tutti quanti, ringrazio voi soprattutto per gli auguri, perché davvero siete stati pazzeschi, mi arrivavano messaggi a non finire, quindi grazie, vi amo da morire. Detto questo, vi mando un grosso bacio, mi raccomando, iscrivetevi se non lo siete, mettete un bel pollicino in su e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!